Ed eccoci qui questa sera, abbiamo un altro ospite in diretta da Roma, abbiamo Paolo Barbonaglia che insieme a Carola Puddu sarà per Ama Calabria con Giulietta Romeo per il balletto di Roma, che insomma è la prima volta che sarà qui in Calabria con questo spettacolo per 3 volte in esclusiva regionale, giovedì 14 dicembre al Teatro Gandinetti di Lamezia Terme, venerdì 15 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro e il sabato 16 dicembre al Teatro Nicola Antonio Manfroce di Palmi. Buonasera e benvenuto a Paolo Barbonaglia. Grazie per essere qui. Questo Buonasera, ciao a tutti. spettacolo che insomma Giulietta e Romeo conosciamo tutti quanti, è una delle opere più famose al mondo. Come la strutturerete a livello proprio di balletto sul palco? Cosa vedranno insomma, le persone che saranno presenti in sala nei tre spettacoli calabresi? Allora, lo spettacolo Giulietta e Romeo è uno spettacolo molto complesso perché appunto la storia shakespeariana ci racconta di questa tragedia di un amore impossibile, quindi comunque molto anche attuale, sempre attuale. È composta in maniera leggermente diversa dall'originale, infatti come vediamo anche già dal titolo, l'opera shakespeariana ci dice che il titolo è Romeo e Giulietta, invece qua E al Fabrizio contrario. Monteverde ha voluto mettere esatto Giulietta e Romeo, appunto per dare una forza un po' più portante e importante a Giulietta, diciamo che la figura femminile, la figura matriarcale, perché comunque in quest'opera, in questo balletto ci sono le madri che sono molto importanti e sono un punto da cui la presenza di una madre, per esempio la madre di Romeo, avrà un ruolo fondamentale in questa opera, perché col suo coltello praticamente si scatenerà poi tutta la tragedia. Bene, quindi. Quindi, piccolo Vabbè, no, spoiler. ci sta. Poi tanto la E, cosa è bella si vedrà in comunque scena. Dimmi tutto. esatto, è un particolare che magari viene sottovalutato, ma è veramente importante. Il mio ruolo, essendo Romeo, è un ruolo molto importante, è un ruolo che nel corso della serata avrà diversi cambiamenti emotivi. È comunque, diciamo che Romeo è un ragazzo molto solare, comunque molto amorevole, ha diciamo un'emozione quasi pura dell'amore, che però poi ovviamente col susseguirsi di varie situazioni si trova a dover fare i conti con la morte, fare i conti con generare morte, e questo lo sconvolge sia emotivamente che a livello poi fisico, si vedrà che sarà impegnativo. Beh, insomma, diciamo che non è facile mettere in scena col balletto soprattutto un spettacolo del genere. Ecco, quante ore di lavoro al giorno nelle prove ci sono per arrivare poi a uno spettacolo del genere? Tra te, Carola, insomma, è quello che si vedrà. Sarete da soli oppure ci saranno altri ballerini insieme a voi? Che non ti ho chiesto ancora. No, 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 siamo tutta la compagnia, Ok. siamo 12 ballerini in scena con i vari ruoli. Ci è voluto molto lavoro, devo dire, però fortunatamente adesso ormai, dopo il debutto dell'anno scorso a ottobre al Teatro Olimpico, abbiamo comunque appurato questa, diciamo, questa accoppiata. Ormai abbiamo avuto diverse esperienze, abbiamo appena finito una tournée di un mese in Cina, dove abbiamo avuto tanti spettacoli e fortunatamente anche tanti applausi. Arriviamo preparati, diciamo, dai, abbiamo avuto tanto lavoro Bene. da fare, c'è tanto lavoro che stiamo ancora facendo, anche con altri spettacoli, con la compagnia, lavoriamo tanto, quindi devo dire che possiamo considerarci fortunati. Beh, diciamo che non è sicuramente facile come lavoro e mestiere, ma tu e Carola e tutti gli altri ballerini sarete presi alla passione di questo lavoro che è spettacolare. È un lavoro che consuma molto le caviglie, sicuramente, ma la tensione è quella che è, ma sicuramente lo spettacolo è una perfezione, visto che venite dal balletto di Roma, che non è da poco in Italia uno dei balletti più importanti come compagnia di ballo. Diciamo che questi sono giorni importanti anche per il balletto, perché insomma, con l'arrivo del Natale ci sono più spettacoli del genere, anche comunque che in questo caso non è uno spettacolo natalizio, però c'è sempre di più l'opportunità di andare a vedere certi spettacoli in questo periodo, perché magari sei più libero ed è più importante anche farlo. E Certo, qui in sì. Calabria siamo a fagiolo, come si dice, come date. Voi girate ovunque, ma in questo periodo qui in Calabria è ancora meglio esserci. Ecco, sei mai stato in Calabria a fare spettacoli del genere? Sì, siamo stati l'inverno scorso, Sì. abbiamo fatto, come città abbiamo sempre fatto Lamezia Terme e Catanzaro.
E con un altro spettacolo però che abbiamo portato Astor, un secolo di tango con le musiche di Mario Stefano Petrodarchi, e con musiche di Piazzolla, diciamo, quindi tango argentino, però comunque revisionato sotto forma un po' più contemporanea, un po' più moderna, quindi non il classico tango. Però sì, abbiamo già avuto la fortuna di poterci esibire in Calabria. Quindi tra Astor Piazzolla e queste le musiche qui sono allora quello che di Qua le Monteverdi. musiche sono di Prokofiev. Esatto, che non è mio parente, essendo Procopio, ma non c'entra niente, è un mio vecchio parente, l'ho sempre detto, quindi non c'entriamo nulla. No, le musiche sono diverse, qua parlavamo di tango prima, ma qua parliamo di musiche molto diverse per Giulietta e Romeo. Ecco, la Esatto. cosa che ti volevo chiederti, visto che tu mi hai nominato prima la Cina, cosa cambia come pubblico, come tipologia di spettacolo, dal tuo punto di vista, dal palco verso il pubblico, le emozioni che provate magari all'estero e quelle che provate in Italia, come calore, secondo te, detto tra noi, tra me e te, che non ci sente nessuno, cosa cambia secondo te? Sicuramente sarà un'esperienza mitica andare oltre l'Europa. Allora, è stato un pubblico molto diverso, non ci aspettavamo. È stato un pubblico comunque caloroso, però ha dei tempi di, diciamo, di reazione da applauso un po' diverso. Di solito il pubblico italiano o comunque il pubblico europeo è abbastanza recettivo, appena finisce comunque una scena importante o nel momento finale degli applausi c'è subito un grande calore. Mentre il pubblico cinese abbiamo avuto un attimo di ci siamo un attimo rimasti perché hanno degli intervalli tra un applauso e un altro, come a segnare gratitudine ad ogni ballerino, quindi ogni volta che c'è un personaggio c'è una piccola pausa e poi un grande applauso, una piccola pausa e un grande applauso. Quindi abbiamo dovuto un attimo abituarci, è stato un po' sconvolgente all'inizio, però è stato comunque un pubblico molto caloroso e fortunatamente abbiamo avuto diversi teatri pieni. È stata comunque una grande emozione. Bene, tu sei giovanissimo, hai fatto diverse cose nella tua vita e mi pare che tu vieni dal background di Amici, se non sbaglio, correggimi tu. Sì, ho avuto anche questa esperienza, Com'è esatto. andata da quel giorno fino a oggi? Cosa è cambiato e cosa cambierà a questo punto nel futuro? Cosa vorrai modificare? Cosa stai smussando? Cosa stai migliorando? Ecco, se c'è qualcosa, perché l'artista si migliora sempre, lo sappiamo, per arrivare a certi livelli, quindi già noi ti facciamo i complimenti a prescindere, ma sei sempre un ragazzo che va a migliorare sicuramente nella vita, come abbiamo visto. Ecco, cosa nella tua parte? Cosa è cambiata di esperienza da Amici fino a oggi? Cosa hai preso anche di spunto? Amici è stata un'esperienza dove comunque ero molto giovane, ho appena compiuto i 18 anni e diciamo che ritrovarsi in un canale così comunque seguito con tanti occhi addosso, non avendo di per sé, io non ho un grande carattere che vuole farsi vedere, vuole farsi notare, preferisco più lavorare su me stesso e preferisco di più lavorare e comunicare attraverso la danza, soprattutto utilizzare il palcoscenico come comunicazione, mezzo di comunicazione. Quindi è stato un attimo, diciamo, sconvolgente in quel momento e mi ha un po' destabilizzato, però è stata comunque una bella esperienza perché mi ha aiutato anche a capire questo lato di me che dovevo magari migliorare. Da lì poi ho avuto diverse esperienze, comunque anche nell'ambito televisivo. E poi ho voluto cercare invece una compagnia di danza per avere comunque l'opportunità di lavorare sui palcoscenici, nel teatro, comunque coreografi importanti come Fabrizio Monteverdi, Andrea Costanzo Martini, Max Volpini. Abbiamo avuto tantissimi coreografi che sono passati nella nostra struttura. E quindi quello che ho visto dal me di Amici al me di adesso, comunque una grande crescita, ho avuto modo di migliorare e sto continuando, ovviamente, come diceva lei, sto continuando a migliorarmi. Quello che mi auguro per il futuro è di concentrarmi sempre sulla mia crescita e trarre, diciamo, le cose positive che riesco a captare, di accoglierle. C'è bisogno di tanta pazienza comunque in questo mondo, un mondo comunque purtroppo per noi ballerini italiani è ancora un po' difficile e dobbiamo comunque cercare di portare avanti anche la nostra voce facendo quello che riusciamo a fare.
Bene, è una bella riflessione, un bel momento di anche introspettivo, quindi molto interessante. Grazie tanto per avermi dato del lei, ma non ci stavo dando del tu, non ti preoccupare, continuiamo col tu. Sì, Se no, scusa. mi sento vecchio, capisci? So che sei giovanissimo. Quanti anni hai, se posso chiederti, perché non te l'ho chiesto all'inizio? 26 anni. Bene, quindi sei giovanissimo e ti auguro davvero una lunga carriera. Sei molto capace, molto garbato, molto soprattutto composto, perché magari all'età tua sei più esuberanti, più invece anche per il lavoro che fai sei molto insomma tranquillo e anche sereno, dai una serenità importante. Questa non è una cosa da poco alla tua età, quindi complimenti anche per questo. La tua Grazie. collega sicuramente sarà altrettanto, non abbiamo modo di averla qui, ma sappiamo che anche lei è una grande ballerina. Insomma, quindi voi siete stabili lì al Balletto di Roma da un bel po' a questo punto. Da quant'è che lo sei lì? Io sono qua al balletto da questo qua, inizio il mio sesto anno, Beh, quindi dal gennaio, febbraio 2018. un veterano praticamente, sta diventando un veterano, dai. Pre-pandemia. Eh sì, infatti dobbiamo dire pre e post, effettivamente adesso il mondo si divide Esatto, così. sì. Va bene, È un po' allora cambiato. è un po' cambiato. Allora io ti auguro tanta strada come stai facendo, una buona strada, quindi continua a seguirla e ti aspettiamo qui in Calabria. Ricordiamo per Ama Calabria, Giulietta e Romeo, il balletto di Roma, si esibirà in Calabria con Carola Puddu e Paolo Barbonaglia che abbiamo qui quest'oggi, con le musiche di Sergei Prokofiev e le coreografie di Fabrizio Monteverde. Il giovedì 14 dicembre alle ore 21 al Teatro Candinetti di Lamezia Terme, il 15 dicembre alle ore 21 al Teatro Politeama di Catanzaro e sabato 16 dicembre alle ore 21:15 al Teatro Nicola Antonio Manfroce di Palmi. Quindi grazie a Paolo Barbonaglia, ti auguro anche buone feste di Natale visto che ormai ci siamo proprio nel periodo clou dell'anno Esatto, e buon anno, buone buone feste. feste anche a te e a tutta la compagnia Carola Puddu e grazie per essere stato con noi qui Grazie per mille. Giulietta e Romeo a Grazie. Radiografia Show. Grazie, a Grazie a voi. presto. Ciao.